Amici, era un po' di tempo che non facevo queste lunghe dirette, un paio di mesi. Non ho abbandonato il canale YouTube, anzi, molti di questi video poi li metto anche su Facebook, sulla pagina Pioramenti. Non ho mai abbandonato il canale YouTube, l'idea di queste lunghe passeggiate, solamente che non ho avuto tempo di fare una passeggiata di un'ora perché insomma ho avuto tanto da fare e mi dispiace perché vorrei fare questi video almeno una volta a settimana perché piacciono, non fanno milioni di view, ve lo dico sinceramente, però come dico io, creano davvero una connessione particolare con coloro che mi seguono e coloro che seguono la mia narrazione newyorkese. Credo che avendo iniziato il 2023 sia il caso anche di parlare, anzi fa freddo, ho portato anche i guanti e questo è il problema. Voglio parlare dell'anno che è appena trascorso, il 2022 nel mio caso lo ritengo un anno positivo, non c'è stato nulla di particolarmente esaltante in realtà, però non c'è stato neanche nulla di particolarmente negativo. Per fortuna abbiamo ripreso col turismo, ci sono nuovi progetti in vista per questo anno, che però sono stati, diciamo, firmati nel 2022. Però dico va bene così, no, insomma, no news is good news, cioè il fatto che non ci siano cose catastrofiche dopo 2 anni che sono stati un po' difficili è sicuramente un lato positivo. Ho imparato anche a capire, ormai vado. Ho 43 anni, quindi un'età, diciamo, dove da uomo dovrei aver raggiunto il massimo della maturità, diciamo, non penso si possa maturare più di così. Ho capito che poi ciò che importa è anche trovare un certo equilibrio tra i vari aspetti della vita, quindi l'aspetto economico, d'affari, l'aspetto lavorativo, l'aspetto fisico anche. Infatti mi sono imposto di fare un'ottima alimentazione del 2023, cioè di mangiare bene per sentirmi meglio. Vado 2 volte a settimana da un personal trainer, dovrei andare forse 3. Voglio anche tornare a viaggiare, però non penso che viaggerò nei prossimi 2 o 3 mesi, perché a me l'inverno di New York piace, me lo godo, mi voglio godere quest'inverno, sto aspettando, magari spero che miracolosamente possa venire un po' di neve, perché quest'anno, nonostante quello che hanno detto i giornali, in realtà nella città di New York non ha nevicato, cioè ha nevicato nello stato di New York, nella zona nord, tipo a Buffalo, però non ha nevicato a New York. Una delle cose che uno spesso si dimentica è che New York City è la città di New York, ma lo stato di New York, dentro cui si trova New York City, è molto più grande e ha come capitale Albany. La ragione per cui la capitale è diversa, Albany, da New York, è perché hanno voluto che il potere politico di New York fosse lontano dalla città, altrimenti, insomma, immaginate, tutto sarebbe stato concentrato qui a New York. Questa è la fila di persone che va a vedere lo show, c'è questo bellissimo show che fanno qui al lato e la gente se lo va a vedere. Ecco qua, quante persone ci sono, sono veramente tantissime. Vanno a vedere il Late Show di Stephen Colbert, sono tutti in fila. Benissimo, bene, 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 bene. Molto interessante. Allora, che vi stavo dicendo? Ho detto la ragione per cui New York, la capitale dello stato di New York, non è New York ma Albany. E per evitare di concentrare, c'è anche da dire che lo stato di New York va verso nord ai confini con Canada, tant'è che se andate a visitare le cascate del Niagara potete visitare sia il lato americano che il lato canadese. Di solito il lato canadese è il migliore. Ho anche individuato un hotel in cui voglio andare a dormire in Canada, appena sarà possibile ci andrò. In Canada, inteso le cascate del Niagara, penso che sia una delle attrazioni più belle da fare. Tant'è che io dico sempre: quando e se venite a New York, non dimenticate di andarvi a visitare anche le cascate del Niagara. Comunque, la fila è veramente incredibile per andare a vedere
il Stephen Colbert Show, mamma mia, c'è tantissima gente davvero. Qualcuno è caduto? Non lo so cosa è successo. Abbiamo ripreso in diretta questo momento. Non so cosa è successo. Ragazzi, non so se avete visto cosa è successo, non ho idea. Vabbè, comunque ho detto come si chiamano? Le cascate di Niagara vale la pena visitarle. Poi ci sono altre città che uno venendo a New York può visitare. Penso a Boston, penso a Philadelphia, penso a Washington. Vi ho citato solo queste tre. Qua intanto guardate che bei cornettini al mattino. Insomma, c'è da visitare. Se vi piace viaggiare, l'America è davvero molto divertente da questo punto di vista. Bene, dopo questa piccola, diciamo, dopo questa piccola premessa con cui ci siamo riscaldati, io farò questa mia camminata. Non so quanto tempo riuscirò a parlare, a fare questa diretta, anche perché fa un po' freddo, ma cercheremo di farla il più lungo possibile, affrontando una serie di... Dai, affrontiamo una bella problematica, vediamo che possiamo dire, di cosa possiamo parlare oggi, della città di New York che è carissima. Allora, probabilmente io di questo argomento già ne ho parlato in altre circostanze, però ovviamente non fa male parlarne anche adesso in una ennesima circostanza. Sì, New York è caro, ho letto qualche giorno fa un articolo di un giornale come dicesse che finalmente alla fine New York ce l'aveva fatta ad essere la città più cara al mondo, perché di solito era tra le più care, però sai, c'era sempre quella metropoli asiatica che era ancora più cara, insomma tendeva a giocarsi questa palma con altre città. Adesso è ufficiale, la città più cara al mondo. È chiaro e evidente che quando parliamo di una città che è così cara dobbiamo fare un'analisi molto più approfondita delle problematiche che riguardano questo problema. Cioè, come fa New York a essere più cara? Perché la più cara? Si vive meglio o si vive peggio in una città così cara? Io dico sempre, se noi partiamo da un presupposto oggettivo, no? Da una legge basilare dell'economia, diremmo che la città è più cara, cioè i ristoranti sono più cari, i negozi sono più cari, gli affitti sono più cari, semplicemente perché in questa città tanti vogliono venire ad abitare, non c'è spazio per tutti, il prezzo diventa una barriera che decide chi può e chi non può venire ad abitare a New York. E perché tanti vogliono venire ad abitare a New York? Per molti dicevano no, ma con la pandemia la gente se ne va da New York, non ci vuole avvenire. Non è così, la gente vuole venire ad abitare a New York per il semplice motivo A, prima di tutto che è una città che è stata così raccontata da tutti, da me compreso, ma penso al cinema, penso ai discorsi, ai racconti, ai libri, alle serie TV. È una città che è stata così, diciamo, esaltata nell'ultimo secolo e mezzo che fondamentalmente tutti, quando sentiamo New York, sentiamo parlare di un qualcosa che ci cattura, in cui vorremmo venire. Quindi in parte la gente vuole venire a New York perché è affascinata dal brand New York, così come si è costruito in questi anni. Io dico sempre una cosa. Molti parlano, io vado sempre su TikTok e mi capita di vedere i guru da Dubai che parlano di Dubai. Dubai non c'è criminalità, Dubai si vive bene, i prezzi non sono così alti. Ragazzi, a Dubai, che è una città totalmente artificiale, nel senso che fondamentalmente a Dubai c'è una spaccatura netta tra gli espatriati che arrivano là per fare la loro vita e coloro che sono di quella città, coloro che vivono ai margini di quella città. Questa spaccatura non c'è a New York. L'espatriato appena viene a New York è parte della città, è un tutt'uno. Non è che vivi come in un mondo diverso di divisioni. Quindi la mia prima sensazione è che a Dubai rispetto a New York c'è una città, diciamo, che
segrega una parte della popolazione. Poi New York nella storia, cioè una città piena di cultura, una città che ha avuto un'importanza fondamentale, i suoi teatri, i suoi artisti, i suoi attori, il suo cinema, i suoi musical di Broadway, il Metropolitan Opera, i suoi musei. Cioè, se voi andate a vedere New York e soprattutto il contributo che ha dato New York alla cultura degli ultimi 150 anni è immenso. Non è solo grattacieli, perché sicuramente se vediamo New York come solo grattacieli, uno mi potrà dire ma anche a Dubai ci sono e sono anche più alti. È vero, ma Dubai è veramente solo grattacieli, sfarzo, lusso. Ma a livello di produzione culturale, che cosa ha dato Dubai? Cosa c'è? Qual è il cinema di Dubai? Qual è la produzione teatrale di Dubai? La musica che si fa a Dubai? Dubai è zero. È zero, ma si pagano poche tasse, in quanto tale secondo me attiva una parte di persone che hanno, diciamo, delle tendenze anche criminali, secondo me. Quindi diventa un po' un mondo che attiva per me moltissima gentaglia, oltre a tanta gente invece che è sinceramente incuriosita dalla cultura degli Emirati Arabi. Quindi io, una città il cui unico obiettivo di vita è non pagare le tasse e vivere nel lusso, è una città stupida, non è paragonabile minimamente. Poi è vero che New York per certi aspetti non è la città perfetta, puoi trovarci homeless, puoi trovarci caos, ti puoi trovare topi per strada, ma la forza culturale di questa città è incredibile. E questo per dirvi perché Dubai, perché New York è così costosa. Siamo ritornati al punto iniziale: perché c'è l'inflazione? Perché il mito di New York è fortissimo e il mito di New York spinge tantissimi a cercare di vivere a New York, e quindi i prezzi alti sono una barriera d'entrata, diciamo così. La seconda ragione è perché New York è una città comunque di opportunità. La gente vuole venire a New York non solo perché è affascinata, come ovvio che sia, dal mito di New York, ma vuole venire qua perché ha la sensazione che qua possa trovare delle opportunità di vita. E quando dico di vita, dico sia di lavoro, sia di business, ma anche sentimentali. Posso trovare opportunità superiori a quelle che si possano trovare in altre città. La qualcosa è vero, nel senso che essendo la città della finanza, la città della borsa di New York, essendo una capitale culturale, avendo qui il meglio che ci sia negli Stati Uniti e nel mondo, è tutto concentrato qui, perché di solito le eccellenze tendono a concentrarsi in un solo luogo per essere in contatto fisico tra loro. Non voglio dire che New York sia l'unica città in cui ci siano queste eccellenze, anzi, ce ne sono tante altre di metropoli. Però è chiaro che New York è, da questo punto di vista, la prima città. Ai miei tempi, quando si studiava latino, si diceva primus inter pares, o primum, no, mi pare primus. Primus inter pares, cioè è la prima tra una serie di città che sono sullo stesso livello nella capacità di attrarre eccellenze. Ed è proprio per questo, diciamo, che New York è cara. Perché un po' c'è il mito di New York, un po' è anche una città che attiva eccellenze, quindi crea occasioni di vita, quindi è normale che tutti quanti vogliano venire a vivere qua. Quindi la seconda ragione è proprio questa, cioè è una città che ti dà occasioni di vita. La terza ragione per cui New York è cara, io credo che ci sia stato un effetto rimbalzo dopo la pandemia superiore qui che in altre città. Cioè, a un certo punto, tutti quanti coloro che in un modo o nell'altro sono stati penalizzati economicamente da questa pandemia, penso anche ai padroni degli appartamenti, no? Ai landlord, adesso che la situazione è normale, perché adesso siamo nella piena normalità, stanno cercando, alzando i prezzi, di recuperare, e lo possono fare proprio perché c'è una grande voglia di New York. Quindi c'è un normale rimbalzo dei prezzi dovuto alla pandemia, dovuto anche all'inflazione fondamentalmente che riguarda l'America e tutto il mondo. Dunque New York è diventata una città carissima.
questo ovviamente è negativo per molti, perché a nessuno piace vivere in una città troppo cara. Io vorrei tantissimo che New York fosse pagare la metà. Io devo pagare, ora mi è aumentata ancora l'affitto, devo pagare $6,000 d'affitto. Per carità, sono al centro di New York, sono sulla 56esima, dietro di me c'è la Billionaire Row, la strada dei bilionari. Sono dietro a Central Park, vengo qui a piedi a Times Square, mi muovo comodamente con la metropolitana ovunque, sono veramente nel centro del mondo. Ho anche una casa discreta, però ragazzi, una casa però discreta, una casa due stanze, no? Due stanze, due bagni, più la cucina soggiorno e un balcone. È un edificio di lusso sicuramente, con piscina, con palestra, con tanti altri benefit, diciamo così. Però comunque non è nulla di eccezionale, cioè nel resto del mondo, pagando $6,000 al mese, secondo me una persona ha accesso a una casa molto più, probabilmente molto più grande, molto più di lusso. È una somma importante, $6,000 al mese, non è alla portata proprio di tutti, no? Uno poi pensa, vabbè, ma New York tutti guadagnano, ma nonostante tutti guadagnano tanto, non è facilissimo per una persona permettersi di spendere tanti soldi per un appartamento. Quindi io me lo chiedo, no? Spesso mi dico, madonna mia, getto tanti soldi a New York, ma ne vale davvero la pena? Non ho una risposta definitiva. Ci sono giornate in cui mi convinco che ne valga la pena, giornate che dico, madonna mia, me ne sto tanto bello in Costiera Amalfitana, sul mare, a guardarmi degli ottimi tramonti. Che ci vengo a fare, che ci vivo a fare io. Vabbè, comunque tornando a quello che dicevamo prima, la ragione quindi per cui New York è più cara, io non lo voglio, nessuno dei newyorkesi è felice che New York sia più cara, è proprio perché è una città del mito, è una città in cui tutti desiderano avvenire, perché ci sono grandi occasioni di vita, anche fidanzarsi, ragazzi. Comunque se vieni a New York, ti puoi fidanzare. Anche il tipo di fidanzato o fidanzata che ti puoi trovare. Non voglio dire, cioè non possiamo negare che anche le relazioni personali sono importanti. E qua veramente ti sposi per amore, ovviamente. Sei un ragazzo, una ragazza in quell'età, 25-27 anni, ti innamori di una bella ragazza e scopri facilmente che i genitori sono ricchi americani. Questo facilita di molto la vita, no? Quindi sì, New York è una città cara, ma c'è da aspettarselo, perché è una città desiderata, molto mitizzata, a volte a ragione, a volte a torto. Però New York è qualcosa di unico. Io dico sempre, è vero che ci sono tante altre città molto interessanti, ne nomino qualcuna: Parigi è stupenda, Londra bellissima, vogliamo mettere anche Dubai, mettiamola, c'è gente che ama Dubai, a me non mi fa impazzire. Beh, bella città, grattacieli, sfarzo, lusso, ok. C'è anche Tokyo, ma perché? Tokyo non è bella, Seoul non è bella. Però ragazzi, tutti quanti, quando parliamo di New York, avvertiamo che in questa città, in questo nome composta da due parole, New e York, ci sia qualcosa di diverso, di differente, di unico, che indubbiamente la differenzia rispetto a tutte le altre e la renda maggiormente desiderabile. Parliamo di altre città americane, per esempio, no? Anzi, prima di parlare di altre città americane, vi dico una cosa. Poco tempo fa mi chiamò una persona che c'ha un'agenzia a Los Angeles per una prima. Mi disse, guarda, c'è questa prima a New York, ma non ci sono, chi c'è di italiano importante che vive a New York? A parte, diciamo, me, se mi voglio chiamare italiano importante, anche se io non mi ritengo un VIP, ma mi ritengo una persona con una community. E io gli dissi, guarda, paradossalmente a New York di italiani importanti non ce ne sono. A Los Angeles c'è Del Piero, va bene, ci sta anche Elisabetta Canales, se parliamo di VIP italiani.
Però gli italiani importanti a New York non vengono a vivere perché oggettivamente New York è costosa, quindi non hai la qualità della vita per quel che spendi, che ti aspetti, no? Prima c'era, in passato avevamo, c'era, come si chiama, Cleo Makeup, che ha vissuto fino a 2 anni fa a New York. Ci sono dei giornalisti importanti, c'è Federico Rampini che vive qua, anche se poi alla fine vive tra qui e l'Italia, però non ci sono molte persone perché New York è complicata, ragazzi. E New York, se vuoi avere una casa grande come quella che ha tipo Chiara Ferragni a Milano, te ne partono da affitto 30-40 mila dollari al mese. Ma dove? Mica la gente può, ha voglia di spendere tutti questi soldi per vivere in New York. Dobbiamo accettare che New York è così, è un campo da gioco di altissimo livello, costosissimo, dove ti giochi le tue carte della tua vita senza lamentarti, lavorando, cercando di fare impresa, di fare business. Io dico sempre, fondamentalmente io non volevo fare l'imprenditore, però sono stato costretto quando ho visto che l'unica maniera per godersi bene questa città era guadagnare un po' più soldi, e per guadagnare un po' più soldi mi dovevo inventare qualcosa, altrimenti con i salari che si percepiscono non ci sarei riuscito. Ci puoi riuscire se lavori a certi alti livelli della finanza, oppure anche degli ambienti creativi, o sei un avvocato. Però diciamo che fondamentalmente io non avevo la voglia e l'ambizione di vivere come, diciamo, in una struttura gerarchica con un capo, sai, non ero amante proprio di queste, quindi mi sono voluto inventare qualcosa che fosse più in linea anche col mio carattere, che è un carattere abbastanza eclettico e sicuramente poco amante delle gerarchie, perché io sono così. Quindi sono stato spinto a creare tutto questo dalla necessità di poter avere accesso a un discreto tenore di vita a New York per potermi godere appieno questa città, anche perché per poterla raccontare bene io sono costretto a spendere un po' di soldi, devo andare al ristorante, devo andare al teatro, devo viaggiare, cioè il mio lavoro mi obbliga, no? Ho sentito l'intervista che avevano fatto a Mr. Beast e ho detto sì, guadagni un sacco di soldi, però lui diceva è vero che guadagni un sacco di soldi, ma per fare un mio video comunque spendo un sacco di soldi, perché sono video elaborati. Eppure nel mio caso guadagno tanto, però io devo andare al ristorante a fare video nel ristorante, spendo 500 dollari per mangiare. Ne potrei fare anche a meno, però io devo per lavoro ovviamente testimoniare la mia esperienza, ed è questa la ragione per cui io al ristorante ci vado, il video lo faccio. Ma se non facessi questo lavoro ne farei a meno. Però sai, in una città come New York, anche se non sei sui social, la voglia di provare, di vedere cose diverse, nuove, ti viene sempre, non c'è niente da fare, è una città così. Una domanda che mi fanno sempre, parliamo prima, allora ragazzi, stavo parlando delle diverse città, spesso mi dicono dove vivresti se non a New York in America. Ti dico, forse l'unica città in cui vivrei, perché secondo me è una New York numero 2, è una New York B, tant'è che molti newyorkesi d'inverno vanno lì a vivere, è sicuramente Miami. Miami è una città che comunque non scopriamo oggi, non nasce, non è nel mito da oggi, è una città tradizionalmente importante, ragazzi, Miami, parliamoci chiaramente. Però ultimamente devo dire che ha assunto ovviamente dei contorni veramente mitici come città, è una città che anche lei attiva una buona elite, è una città divertente, una città con un buon clima, con una vita notturna impegnativa. E Miami è una città interessante, molti dei ristoranti molto molto famosi a New York, tipo Carbone per dirne uno, o altri, poi aprono anche a Miami. Miami piace, ragazzi, c'è poco da dire. Chi ama il clima, io dico sempre, se ami New York è probabile che tu sia un tipo da stagioni, cioè un tipo che ama l'idea che ci sia un inverno, che ci sia una primavera, ci sia un'estate. Se invece sei un tipo magari che ama solamente una stagione, cioè la primavera, no?
e ama il mare, ama stare con una maglietta tutto il tempo e ama magari il proprio fisico e ama mostrarlo, è chiaro che Miami secondo me ha più senso di esistere, perché a New York d'inverno meno 10, meno 15 gradi, ti metti il cappottone. A me piace, perché a me piace rincorrersi delle stagioni, no? Piace sapere che oggi ho il cappotto, però dopodomani magari farà caldo perché è primavera e me ne vado in camicia. Ah, le luci New York, però voglio dire, Miami anche è molto interessante. Ecco, forse in questo momento a un italiano direi che potrebbe anche, secondo me, per certi aspetti, un italiano ora come ora potrebbe addirittura trovare più interessante Miami, perché un italiano comunque è abituato a un clima diverso, perché ama il mare. Miami mette molta allegria, e non parlo di Miami come di South Beach, perché Miami in realtà è molto più grande, non è solo South Beach, anzi vi dico, probabilmente South Beach è la parte meno interessante, ci sta tutta la zona di Brickell, ci sta tutta la zona, se andate a North Beach, ma quando parlo di Miami poi parlo di tutta quella costa che può arrivare a nord, no? Fino a Palm Springs, ovunque vogliate, insomma. La Florida, dovete sapere che per gli americani è la terra del buon ritiro, no? Quando gli americani vanno in pensione, hanno bisogno del caldo, non possono stare a freddo perché non stanno bene, insomma, gli americani tendono ad andare in Florida. Quindi magari hanno lavorato tutto l'anno, si prendono una bella casettina in quelle community dove vivono solo pensionati, si può dire, vanno là e stanno tranquilli. Tanto l'anziano non è che ha bisogno chissà di quale vita, invece i giovani ovviamente amano di più andare a Miami. Poi ragazzi, io dico una cosa che io amo dell'America è che l'America ti dà la possibilità di vivere in ville spaziali, perché come costruiscono le ville gli americani, se avete visto qualche serie TV, Miami è piena. Cioè, hanno delle ville veramente spaziali. A New York no, ci sono i grattacieli ovviamente, ma se vi allontanate da New York e andate agli Hamptons, andate a Miami, ma in tutti gli Stati Uniti ci sono delle ville che veramente vivono come i principi. Io ogni tanto le vedo online queste ville e rimango colpito, no? E mi chiedo, caspita, io purtroppo sono costretto a vivere qua perché io amo il caos, amo la grande mela, amo i grattacieli, e anche se vivo in uno spazio piccolo rispetto a una villa immensa, comunque mi fa bene scendere di casa e avere il deli aperto H24, potermi andare a vedere un jazz, andare a mangiare qualcosa, andarmi in un teatro. A me piace tantissimo, amici, questo stile di vita. Però c'è gente che non è così, che dice io non voglio stare nel caos, io non voglio stare nel centro della città, io preferisco giustamente vivere lontani dal caos, poi mi muovo in macchina, ma c'ho una villa pazzesca. Se vedete nel mio canale YouTube, ne ho riprese qualcuna di ste ville fuori New York, e quindi ci sono New York, anche Miami ha queste ville pazzesche con il molo privato. Ah, vedete questa scultura? La Gran Manzana, bella, non l'avevo ancora vista. Bello che ci sta questa scultura, quindi capito? Anche perché, ripeto, gli americani, se tu gli parli di Manhattan, vedete, di questo casino che va tacere, non sono tanto convinti, perché loro, sinceramente, diciamocelo tra noi, loro non amano Manhattan. Il 90% di americani Manhattan la detestano, perché vogliono vivere in comunità più piccole, avere la casa più grande, avere tanta natura. Perché una cosa di cui non ci rendiamo conto è che il 95% degli americani vive davvero in simbiosi con la natura, immersi nella natura. Il laghetto, il parco, sono dei grandi amanti della natura. E questa è una cosa che spesso noi, quando noi pensiamo all'America, li vediamo sempre iperstressati in questi grattacieli qua. Ma non è così, gli americani vivono bene in genere, in case che sono
stupende dentro ad un contesto naturalistico pazzesco, con la neve, gli uccellini, gli animali, addirittura gli orsi. Questa è l'America. Quindi, ritornando a Miami, Miami offre, secondo me, sia queste ville immense, sia c'è la zona di Brickell che invece ha i grattacieli. Però, insomma, ognuno decide come vuole vivere. Io non so se mi vedo a New York tra 10 anni. Io sono arrivato a un punto della mia vita in cui penso, da questo momento in poi, tutto veramente può accadere. Ormai vado verso i 12 anni a New York, quindi anche se me dovessi andare a New York un giorno, io penso la mia esperienza, la mia vita, la mia strada, il mio cammino a New York l'ho fatto. Ma New York, amici miei, è una città che va vissuta. Posso immaginare anche che forza, che follia abbia New York. Appena ci arrivi, immagino uno che tipo arriva a 18 anni, a 20 anni, a 21 anni e vede tutto questo. Come fai a non perdere la testa? Davvero è incredibile la forza. Pasolini diceva: vorrei avere 18 anni per tornare a vivere a New York, per tornare a essere giovane a New York. E Pasolini aveva ragione. Chi non vorrebbe avere una vita intera a New York? Bene, bene ragazzi, stiamo facendo questa bella camminatina in questa bella città che non dorme mai. America mia, bella. Allora, continuiamo questa bella passeggiatina in questa città. Io mi sto facendo anche una camminatina e quindi sono molto felice. Parliamo della problematica che affligge tutti gli italiani di solito quando devono venire a New York: il visto. Come faccio a trovare visto? Come non faccio? È un problema su cui io poi faccio tanti video, ed è difficile arrivare a dare un consiglio valido per tutti, perché ogni caso è una storia a sé, ognuno trova la sua maniera di arrivare a New York. Quando parlate dei visti, io dico: ragazzi, ci sta gente che il visto gliel'ha fatto l'azienda, c'è gente che si è sposata, c'è gente che ha vinto la green card, c'è gente che magari è venuto con un visto studentesco, ci sono tanti clandestini. Come posso dirvi io qual è la miglior maniera per venire a New York? Dovete trovare una vostra strada, dovete trovare una vostra maniera. Questa è, diciamo, questa città da questo punto di vista è una lotta. Nessuno ti regala niente. Ogni tanto qualcuno mi scrive: aiutami a venire a New York. Ragazzi, ma nessuno ti aiuta a venire, perché ognuno è troppo impegnato a sopravvivere a New York, no? A fare la propria vita qua, per dire a te, aiutare te a venire a vivere a New York. Devi essere tu con le tue forze, con la tua forza di volontà, chiedendo, cercando di trovare un tuo cammino. Vi dico che ci sono comunque moltissime aziende italiane che assumono persone e sono disposte magari anche a fargli visto, a patto ovviamente di avere stipendi di solito molto bassi, perché la ragione per cui un'azienda italiana può avere convenienza a fare un visto a voi in Italia è perché probabilmente vi paga molto di meno di quello che dovrebbe pagare un americano di pari grado. E poi chi è legato al visto, tendenzialmente, parliamoci chiaro, è più fedele all'azienda, no? Dovete sapere che a New York si cambia azienda molto velocemente. Invece chi è legato al visto, ragazzi, è costretto a stare con quell'azienda, a guadagnare meno, almeno finché poi non trova. Però vi dico, la maggior parte di coloro che poi si sistemano a New York, la maggior parte di coloro che fanno la propria vita a New York si sposa, perché quando ti sposi hai una corsia preferenziale e riesci a vivere volendo in questa città senza praticamente dover svenarti a cercare visti e cose illegali. Quando ti sposi, dopo un po' ti arrivi il permesso di lavoro, poi ti arriva la green card e poi abbastanza velocemente arriva anche la cittadinanza. Bene, amore, l'ho chiamata amore,
Bene amici, sono felice, un po' freddo, vi dico, quindi penso che questa diretta, ciao. Ora, sì. Ah, gracias, gracias. Sì, bravo, bravo. Bravo, bravo. Te seguimos nosotros en Facebook. Somos chilenos. Pero, ay, que mi teléfono está muy malo. ¿Está bien? Ahí sí. Dale. Ay, No pucha. funciona. No funciona, perdón. No te preocupes, es un placer. Esta emoción para mí. Yo te sigo mucho. ¿En serio? Te Bravo, saco. ¿Le puedo sacar a mi marido? bravo. Siempre te seguimos, ¡Ay, en siempre te Chile. seguimos! Gracias. Hemos Muchas conocido gracias. harto Nueva York por ti. Oh, gracias. ¿De dónde son? De Chile. Chile. Chile, De Santiago. Ah, de la capital. Sí, ¿Es la de primera Santiago. vez en Nueva? No. No, Ah, la ya conoce. tercera. Qué bien, qué bien. Pero siempre sabemos algo por ti, de Por qué más ti, podemos sí, ver. por ti sabemos mucho, te seguimos Ah, en Facebook. muchas Así que gracias. sí, te pasaste, muchas Muchas gracias a ti. gracias, que Muchas gracias. disfruten. Ciao, ciao. Allora, amici, stavo chiudendo questa chiamata, questa, ma dei fan cileni mi hanno spinto a continuarla. C'ho pure fame. Andiamo di qua perché fa freddo, ho fame. Sono combinato come uno spaventapasseri. Mamma mia. Bene amici, questo è il mio volto, spero che questa diretta vi sia piaciuta. Da Via Varmenti oggi.